Dunque, che cosa succede nell'ipotesi in cui sia stato pubblicato un testamento e successivamente, quindi dopo un certo lasso di tempo, venga rinvenuto un secondo testamento, ovviamente con data posteriore? Ebbene, in linea generale le regole sulla successione testamentaria consentono innanzitutto al testatore di poter revocare il testamento in qualsiasi momento. In secondo luogo è previsto che il testamento successivo prevalga su quello antecedente, su quello precedente, ed in terzo luogo è stabilito che chi è in possesso di un testamento olografo lo deve portare ad un notaio per la pubblicazione e per l'esecuzione del testamento, in modo che gli eredi possano esercitare i loro diritti sui beni ereditari. Ne consegue che in linea generale il testamento antecedente viene revocato dal testamento successivo. Fatta questa premessa, va però sottolineato che in diritto le norme sono molte, che bisogna sempre andare a guardare anche il caso specifico. Quindi se facciamo un esempio, l'esempio è quello in cui Tizio è stato nominato erede con un primo testamento, successivamente viene rinvenuto un secondo testamento dove viene nominato erede Caio. Ebbene, in questo caso, in linea generale, il primo testamento viene revocato dal secondo testamento, quindi erede sarà Caio. Cosa succede però se nel frattempo Tizio ha alienato, ha venduto i beni ereditari ad una terza persona che chiameremo Mevio? Ebbene, in questo caso bisogna distinguere due ipotesi. La prima ipotesi è quella in cui sussistono i requisiti indicati dall'articolo 534 del codice civile, vale a dire l'onerosità del trasferimento, dell'acquisto, quindi la buona fede del terzo e l'anteriorità della trascrizione. Allora, in questo caso, se ci sono questi presupposti, il terzo che ha acquistato i beni ereditari fa salvo il suo acquisto, quindi continua a tenere i beni ereditari e sarà invece Tizio a dover corrispondere il prezzo a Caio, il prezzo che ha già ricevuto o che comunque sta per ricevere. La seconda ipotesi invece è quella in cui non sussistono i presupposti indicati dall'articolo 534 del codice civile e allora in questo caso il terzo sempronio che ha acquistato i beni ereditari dovrà restituirli.